Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, siamo qui nel Tempio di Gesù Liberatore. Tutti abbiamo bisogno di essere liberati. Noi ci crediamo liberi, ma liberi non siamo. Non siamo liberi dalle schiavitù interiori. Chi commette il peccato, dice la Scrittura, è schiavo del peccato. E il legamento del peccato è duro a sciogliersi. Abbiamo i vizi capitali che sono innestati in noi. E poi abbiamo le conseguenze delle tre concupiscenze che germinano in noi e che creano dei legami, senza contare le conseguenze psicologiche di ogni infrazione, senza contare gli influssi demoniaci che influenzano continuamente il nostro agire, impediscono di vedere bene e di avere forza di osservare i comandamenti, che creano divisioni, contrasti, conflitti, per cui abbiamo tutto un bagaglio da cui liberarci. Paolo Apostolo sentiva tutto questo bagaglio su di sé e gemeva dicendo: chi mi libererà? E gridava: la grazia di Cristo Gesù. Cioè Gesù con la sua grazia, Gesù con la sua opera di liberazione ci libera da tutti questi grovigli, queste liane che ci attorcigliano, questi legami, queste catene. La grazia di Gesù è la soluzione di tutti i nostri guai. Ecco perché imploriamo questa grazia da Gesù Liberatore, invocando il suo sangue prezioso su di noi, spargendo l'acqua della sua misericordia che corrode ogni legame. La grazia di Dio opera sempre in cooperazione con noi. Chi ha salvato te, cioè chi ha creato te, senza di te non può salvare te senza di te. Ecco perché dobbiamo collaborare con la grazia divina, unendo il nostro dolore, perché ogni legame, come ogni peccato, deve passare attraverso il nostro dolore e la nostra rinunzia, perché la potenza di Dio infranga i legami e assolve dei peccati. E allora in questo momento richiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati con tutto il cuore. Chiediamo al nostro Signore lo scioglimento di tutti i legami. Chiediamo al Signore che ci liberi da ogni ceppo, da ogni giogo, da ogni catena che il nemico ha tentato di buttare su di noi per legarci a sé, per legarci alle nostre situazioni, ai nostri vizi, alle nostre concupiscenze e al nostro peccato. La potenza di Dio è molto più grande di qualunque potenza del male, e allora confidando nel Signore Gesù e dando al Signore Gesù tutto il nostro amore, dando al Signore Gesù tutto il nostro dolore, noi imploriamo la liberazione questa mattina di tutti i peccati, di tutti i vizi, di tutti i legami, di tutte le catene. Sì, o Spirito di Dio, scendosi di noi, opera in mezzo a noi, perché noi possiamo essere slegati e possiamo cantare l'alleluia, possiamo riedificare il Tempio Santo di Dio, possiamo riedificare la Nuova Gerusalemme, possiamo edificare il Tempio dove tu possa dimorare.
Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Condici plasmaci, riempici, usaci, Spirito di Dio, scendi su di noi. Ya ti elu ani ane yari yarana yo Olini niana yera mania yelu yaro no Malini ani niana re yole yoro no Sharani gelu aninge mayanti nianu Lara yenu anu are Shoyi signore le mie catene Rompi il giogo che grava sulle mie spalle, e alla rina io nanuscerò, io riniano che runi che mantiano, spezza il bastone dell'agusino, rompi tutti i vincoli e le catene, Ya la rani e noro io geruna ma Marini anuliano stiranti all'aluio Brucia tutti i vestiti macchiati di sangue nella mischia Ma ya rani che rani annanna rierane Talini anoio reni anoio roia lani Ripulisci, Signore, la tua casa, ripulisci l'atrio del Tempio del mio cuore, malunianu aniniero aienti alona, vialurini antementastini annoneanu, mandetto spirito di sterminio dentro di me. Liberami, Signore, d'ogni male, ed io sarò più rivicato, sarò più bianco della neve. Lavami, Signore, lavami nell'intimo del cuore, perché io venga nuova vita. Maruvani nugoliene iurani asciù. Shurinian ogilantian omtiani, merenian allayaronian ushu. Aspergimi, Signore, con l'isopo, e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò più bianco della neve. Yali yani yana yorani yurino Benedici, Signore, quest'acqua e fa che nei tuoi fedeli possa essere lavacro di purificazione e otteniamo Da te, Dio buono e misericordioso, la tua protezione. Nella tua misericordia donaci, o Signore, una sorgente di acqua viva
che zampilli per la vita eterna, perché liberi da ogni pericolo possiamo venire a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo doppio segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno, siano rotte le nostre catene, siano lavati i nostri errori e custoditi noi possiamo essere dalla tua infinita misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi io verserò dell'acqua pura e sarete purificati, verserò l'acqua della sorgente e sarete liberati, vi darò un cuore nuovo e un animo nuovo, dice il Signore. Liberami, dalla mia ricchezza,
o Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Purifica il suo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. Dio onnipotente, ci purifichi dai nostri peccati e per questa celebrazione che ci apprestiamo a fare della Santa Eucaristia ci rende degni di partecipare alla mensa del suo regno. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, la tua Chiesa, che dalla predicazione degli apostoli Pietro e Paolo ha ricevuto il primo annuncio del Vangelo, e fa che per il loro patrocinio progredisca nella fede e nell'amore sino alla fine dei tempi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo tre mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola di Malta, recante l'insegna dei Dioscuri. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo tre giorni, e di qui costeggiando giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio e alle tre taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate e esultate con canti di gioia. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. In piedi. Dubiterete, dice il Signore, tutto quello che chiederete nella preghiera vi sarà dato. Io credo nel tuo amor, spero nella tua bontà, la tua legge amerò, via di santità. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, dopo che la folla fu saziata, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo dall'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. E venuta la sera, egli se ne stava ancora solo, lassù. La barca, intanto, distava qualche miglio da terra, ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, nel vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Diciamolo tutti insieme: Signore, salvami! Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: tu sei veramente il Figlio di Dio! Tu sei veramente il Figlio di Dio! Tu sei veramente il Figlio di Dio! Parola del Signore! Gloria a te, o Cristo! Alleluia, cantiamo! Celebriamo oggi la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo. La prima lettura ci mostra Paolo, il grande pioniere, colui che Dio sulla via di Damasco scelse per portare la luce di Cristo nel Mediterraneo. È l'ultima parte del libro degli Atti, quando Paolo approda prima a Malta, dietro una tempesta che si era avventata, e poi da Malta salpa verso Roma, si ferma a Pozzuoli e qui i discepoli, i credenti di Roma, lo vengono a trovare proprio all'ingresso della via Appia e lo conducono in città. Qui prende prigione perché era
tenuto prigioniero con due soldati che gli facevano la guardia e negli arresti domiciliari. E quasi l'epilogo dei viaggi di Paolo farà dopo questa prima assoluzione che riceve dal tribunale di Cesare, ancora qualche altro viaggio, ma i grandi tre viaggi apostolici, missionari, sono ormai al termine. Egli ha lavorato. Ecco la figura di Paolo che porta il Vangelo attraverso i lunghi itinerari in tutte le sponde del Mediterraneo, attraversa tutta l'Anatolia a piedi, poi si imbarca, tocca l'Europa, probabilmente arriva fino a Tarsis, in Spagna. A noi interessa questo zelo apostolico dell'Apostolo che è stato divorato dall'amore di Cristo e dall'amore di Cristo è sospinto a portare il Vangelo, la parola di Dio, a tutte le genti, perché tutte le genti sono chiamate a conoscere Cristo Signore e a salvarsi in Lui. La seconda lettura, quella del Vangelo, ci presenta Pietro e la barca di Pietro. Gesù cammina sulle acque. Tutti credono che sia un fantasma. Hanno paura. I discepoli nel vederlo camminare sulle acque furono turbati. Dicevano: è un fantasma. E si misero a gridare dalla paura. Erano pescatori che pure avevano affrontato tanti pericoli del mare, ma vedendo quella figura che li accompagnava nel cammino, credettero ad un fantasma misterioso che li accompagnava e si misero a gridare dalla paura. Ma Gesù si manifestò dicendo: coraggio, coraggio, sono io. Non abbiate paura, non abbiate paura. Si rincorarono, riconobbero il Signore che camminava sulle acque. Ecco, Gesù cammina sulle acque accanto a noi. Bisogna che noi lo riconosciamo. Noi crediamo che il Signore sia lontano da noi, che ci lasci soli nelle nostre difficoltà. Noi navighiamo nel mare della vita, attraversiamo tempeste, tribolazioni, prove non finire. Ma dove sei tuo Dio? Mi hai lasciato solo qui, in mezzo al mare. La barca ondeggia, l'uragano urla, il vento soffia, il mare è agitato. Io temo di affondare. E Gesù cammina. È un fantasma per noi quando lo vediamo. Finché Gesù non si riveli nella fede, fratelli e sorelle, Gesù cammina con noi, cammina accanto a noi. Ma adesso la scena muta. Pietro chiede al Signore Gesù un segno e gli dice: Signore, se veramente sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Come cammini tu, così anch'io voglio camminare sulle acque. Siamo nel mare alto, cioè siamo sul lago di Genesaret, quasi un mare, e siamo proprio a largo. E Pietro domanda al Signore: come tu cammini sulle acque? E Pietro scende dalla fede, dalla barca, e si mette a camminare sulle acque. Ah, anch'io cammino sulle acque. Ma poi il vento incomincia a soffiare, e comincia a tentennare anche lui. Ma
con questo vento ce la faccio, non ce la faccio, e comincia lentamente ad affondare. E allora comincia a gridare: Signore, Signore, salvami. Uomo di poca fede, gli dice Gesù, perché temi? Colui che ti ha detto di camminare sulle acque ti ha fatto camminare, adesso perché soffio di nuovo il vento tu credi che non possa camminare, la tua fede viene meno, tu stai affondando, uomo di poca fede, non ci sono io. E allora Gesù lo prende per mano, lo salva e tutti e due salgono sulla barca. Adesso Pietro e Gesù sono sulla medesima barca e il vento cessa e continua la traversata finché non arrivano al porto. E allora che tutti quelli che sono nella barca si prostrano davanti a Gesù e gridano: tu sei veramente il figlio di Dio. Lo riconoscono. Ecco una professione di fede che questa mattina noi siamo invitati a dare a Gesù. O Signore Gesù, tu sei veramente il figlio di Dio, però bisogna imbarcare Gesù nella nostra barca perché la navigazione sia tranquilla. Finché Gesù era al margine della barca, finché Gesù era sul mare, la barca si agitava, la barca minacciava di affondare. Nella fede Pietro per un momento cammina anche sulle acque, ma quando viene meno la fede allora affonda di nuovo. Però quando i discepoli aprono gli occhi e riconoscono il Signore, la fede si risveglia in loro, la salvezza è iniziata. La salvezza inizia dal riconoscimento di Gesù come il Salvatore. Ma la salvezza si attua quando imbarchiamo Gesù nella nostra barca, la barca della nostra vita. Sono due momenti importanti: credere che Gesù che cammina accanto a noi è il Salvatore nostro. Prima operazione, credere. Seconda operazione, aprire le porte a Gesù, farlo entrare nella nostra vita, imbarcarlo nella nostra nave, nella nostra barca, perché se Gesù viene imbarcato nella nostra barca, la barca cammina al sicuro. Fratelli e sorelle, noi già siamo imbarcati nella nave grande della Chiesa, dove c'è il Signore. La barca di Pietro è la barca di Gesù. Gesù è entrato e si è fermato sulla barca di Pietro. E tutti quelli che sono nella barca di Pietro insieme con Gesù camminano sicuri verso il porto dell'eternità, sicuri che le onde non possono far nulla, perché la barca di Pietro porta il Salvatore. Ma ognuno di noi nella fede deve imbarcare Gesù nella propria vita, nella barca personale, nella scialuppa personale. Gesù vuole essere imbarcato e dirigere la nostra vita personale, per cui quella barca in cui Gesù entra e per cui la navigazione è tranquilla, da una parte è l'arca della Chiesa dove c'è Gesù che nella persona di Pietro, del Papa, guida la Chiesa nella verità, nell'amore, nella serenità dei costumi, perché tutto si svolga nella vita della Chiesa secondo la volontà di Cristo. Le porte degli inferi, diceva Gesù, non potranno trionfare. Io a te do le chiavi, io ti costituisco capo. Su questa Chiesa si avventeranno le porte, le potenze dell'inferno, ma non potranno prevalere. Per cui noi siamo sicuri che stando nella barca di Pietro, che stando nella Chiesa, non potremo mai affondare. E da 2000 anni che la barca di Pietro salpa le onde del mare, quante tempeste, quante prove
tutta la storia ci sta dicendo che le prove che la Chiesa ha attraversato a quest'ora avrebbero dovuto annientarla, farla sparire dalla faccia della terra. Ma nella Chiesa c'è Cristo, Cristo che guida la sua Chiesa, al timone c'è lo Spirito Santo, colui che guida, così e segna la rotta per cui la Chiesa deve camminare. Per cui noi siamo al sicuro che stando nella barca di Pietro, stando nella Chiesa, camminiamo nella verità, nella giustizia e nell'amore. Ma per ciascuno di noi si ripete il medesimo fenomeno. Ognuno di noi, ogni nostra vita è come la barca di Pietro. Se noi crediamo che Gesù è il Signore, che soltanto in Lui c'è la nostra salvezza, se non ci limitiamo a dire che Lui è un fantasma, uno che si dissolve, che è fuori di noi, che è nel mare, che ne abbiamo sentito parlare, la barca ondeggia e minaccia di affondare. Ma se noi imbarchiamo Gesù, se noi confessiamo, come qui i discepoli, ossia quelli che erano nella nave, insieme con Pietro, tu sei veramente il figlio di Dio, se ciascuno di noi imbarca Cristo, riconoscendo in Lui il Salvatore, Lui potrà camminare sicuro nella vita, potrà solcare il mare della vita, potrà attraversare il ciclone, potrà entrare anche nell'occhio di ciclone, può attraversare tutti gli uragani e tutti i tifoni che si abbattono nella sua vita. Egli non crollerà perché ha Cristo con sé. Lo diceva con altre immagini Gesù. Adesso io vi dimostro quale differenza passa tra chi fonda la sua casa sulla roccia che sono io, oppure fonda la sua casa sull'arena. Chi fonda la sua casa sull'arena, ossia non su di me che sono la roccia, è simile ad un uomo che ha fabbricato così sull'arena la propria casa, venne il vento, la tempesta, straliparono i fiumi e la casa crollò. Mentre colui che ha fabbricato la casa sulla roccia, quella casa fabbricata sulla roccia resiste sempre. Venne l'uragano, venne il vento, straliparono i fiumi, ma la casa non crollò perché era fondata sulla roccia. È la medesima immagine che ci dà Gesù. Se noi siamo fondati sulla roccia, che è Cristo Signore, la roccia delle verità, la roccia della vita, potranno venire tutti gli uragani di questo mondo, potranno venire tutti i mali di questo mondo, ma noi non crolleremo perché la nostra casa è fondata sulla roccia, su Cristo Signore. E allora imbarchiamo, ritornando alla prima immagine, imbarchiamo Gesù nella nostra barca e nella nostra vita, lasciamoci guidare dal suo Santo Spirito, fondiamo, seconda immagine, la nostra casa saldamente sulla roccia della verità e dell'amore, e siamo sicuri che nelle tempeste della vita noi non crolleremo perché abbiamo Gesù con noi. Diceva Gesù: chi crede in me non vedrà la morte in eterno, non crollerà. Fratelli e sorelle, radichiamoci in Cristo Signore. Abbiamo Gesù con noi nella nostra vita e siamo sicuri che stando nella grande barca della Chiesa, dove c'è il Signore Gesù, noi compiremo il nostro passaggio di questo mare verso il porto dell'eternità, sicuri di arrivare proprio là dove Dio nostro Padre ci attende. Amen. Signore, ci dà ancora una parola. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Noi adesso camminiamo umilmente con il nostro Dio, è Dio che cammina con noi. Più che noi camminare con Dio, è Dio che cammina con noi.
camminiamo anzi insieme e sappiamo dove andare, perché disse Gesù: io sono la via. Non c'è bisogno di conoscere altre vie in anticipo, non c'è bisogno di sapere per quale cammino il Signore ci conduce, sappiamo che Lui è la via, e avendo Lui con noi, Lui stesso che via ci condurrà a destinazione. Amen. Mettiamoci in piedi e diciamogli: tu sei veramente il Figlio di Dio. Cantiamoglielo insieme, professiamo la nostra fede. Tu sei veramente il Figlio di Dio. Tu sei veramente il Figlio di Dio. Diciamoglielo insieme con tutto il cuore. Tu sei veramente il Figlio di Dio. Faccio entrare nella mia barca. Gesù, apre il mio cuore a te. Questa mattina, oh Signore, vieni, sali sulla mia barca, oh Signore. Prendi il timone della mia barca, oh Signore. Prendi il timone. Tu solo puoi guidare, oh Signore, la mia vita. Tutto quello che è nella mia barca ti appartiene, Gesù. Prendilo, Signore, e guidalo tu. Butta la zavorra dalla mia barca, oh Signore. Butta i pesi, oh Signore, dalla mia barca. Quanti pesi, oh Signore, quanti pesi, quante incredulità, oh Signore, quanti peccati, Signore. Questa mattina prendi la zavorra, Signore, dalla mia barca, buttala fuori, Signore, perché solo Tu devi essere a guidare la mia barca con tutte le Tue cose, Signore. Vieni, Signore, noi Ti offriamo, Ti diamo. Entra nella nostra casa, nella nostra barca, perché Tu sei Gesù, il Signore. Alleluia a Te, Signore. Alleluia! 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 Gridiamo a Lui! Alleluia! Salvami, Signore! Salvami, Signore! Diamolo però tutti insieme. Gridiamo a Lui.
lo dicano tutti, i morti e i vivi, tutti! Salvami, la malattia dell'uomo, Signore, è l'incredulità. Signore, la mia malattia è la mia poca fede. Signore, salvami dalla mia poca fede. Tu hai detto a Pietro, vieni. E hai detto a ognuno di noi questa mattina, vieni. Vieni sulle acque, cammina. Signore, ma io ho avuto paura e stavo affondando. E tu mi hai detto, uomo di poca fede, vieni, perché io sono a reggere la tua via, la tua vita. Signore, tu ci chiami, vieni, vieni, dici fratello, sorella, vieni al Signore, uomo, donna, bambino, paralitico, zoppo, malato, vieni al Signore ed egli ti guarirà. Io credo in te, Signore, salvami, Signore, io credo in te, Signore. Una professione di fede, diciamolo tutti insieme, io credo in te. Io credo in te. Io credo in te. Io credo in te. Gesù, io credo in te. Io credo in te. Anche tu sali sulla barca. Tu che stai ai margini non credi ancora e troverai la salvezza per te e per la tua famiglia. Sali in barca dove c'è Gesù, troverai la salvezza per te e per la tua famiglia. Tu che non credi stai ai margini e per tre persone, e per tre persone. Tu sei la vita. Tu dici non mi posso muovere, non ho la forza di lasciare la mia casa e salire sulla barca. Non ho la forza di salire sulla barca. Gesù ti porge la mano, sali sulla barca e sarai salvo. E per tre persone ancora, una donna e due uomini, stanno ai margini della sala. Sali sulla barca. Tu dici che non ce la fai. C'è Gesù in questo momento che ti porge la mano. Sale sulla barca e sarai salvo. La sua situazione sarà messa al sicuro. Diciamogli, io sono salvo, Gesù. Io sono salvo. Sono libero! Rompi le catene, rompi l'ancora che ti tiene legato, rompi l'ancora e sali sulla barca, rompi la funa che ti lega alla roccia. Gesù passa, ti prende per mano, sali sulla tua barca e sarai salvo. Tu sei legato al peccato da 7 anni. Rompi quella fune e sale sulla barca, Gesù ti salva. La barca cammina, salite sulla barca tutti. Approfittate oggi, la barca è qui vicino a voi. Salite tutti perché la barca si mette in cammino con Cristo. Oh Gesù, soffia il tuo vento, il soffio del tuo spirito e la barca inizia di nuovo il cammino. Beati quelli che sono saliti sulla barca, andranno verso la salvezza. Nialini anna yarane, alinti anana yaraiole. Yaraninia nolliana moio ranialaro, Yulinia ronia neriana mia ruyarano, Maroania nolliano yaraniano, Laranushimo,
Mularinia non li anai ore, nulla, sciaranari ore, via la raienia no. Spirito di Gesù, su di noi, di su di noi, prendiamoci per mano come un'onda potente dove la nostra barca passa, Gesù la guida. Spirito di io sono certo che oggi il Signore, con il fuoco del suo spirito, vuole liberare qualcuno dalle forze del male che lo imprigionano e che non fanno salire questa espressione di fede a Lui. Signore Gesù, sorgi con potenza, con il fuoco del tuo spirito, dissipa le tenebre, o Signore, dissipa le tenebre, o Signore, brucia, o Signore, tutte le forze del male, ti siano sottomesse, o Signore. Comanda, di soltanto una parola, o Signore, e tutto sarà bruciato nel fuoco del tuo spirito. Il fuoco, Signore, del tuo spirito, manda in mezzo a noi il fuoco, Signore. Fuoco di Gesù, vieni su di noi questa sera, quest'oggi, libera i prigionieri. Fuoco di Gesù, fuoco di Gesù, innalzati, accenditi in mezzo a noi. Fuoco di Gesù! Liberaci dal male! Libera il mio cuore! Il nome di Gesù. Diciamo a Lui, santo è il Signore. Santo
Grazie, Signore Gesù, di quello che stai operando. Tu stai toccando tanti cuori, tu stai imbarcando tanta gente nella tua barca. Anche uno che non poteva muoversi lo stai imbarcando nella tua barca. Anche uno che non vedeva bene e non aveva come una visione di fantasma, apri gli occhi e riconosce che tu sei il Signore e lo imbarchi. Grazie, Signore. Grazie. Adesso, fratelli e sorelle, ascoltiamo la voce di tante persone che da lontano scrivono, telefonano e danno tante fiducia in questa comunità terapeutica. Essi si affidano alle preghiere di questa comunità per liberarsi dai loro guai, per trovare in Gesù liberatore il loro salvatore. Ecco, prima di iniziare la parte eucaristica, noi vogliamo ascoltare il gemito di queste persone e poi alzeremo al Signore la nostra prece, perché il Signore Gesù voglia mutare la sorte di queste persone. Sì, oh Signore, questa mattina vogliamo con forza, per tutte le persone, oh Signore, che chiedono guarigione completa, guarigione fisica, guarigione spirituale, noi ti preghiamo, ascoltaci, oh Signore, ed esaudiscici. Grazie, oh Signore Gesù. Signore, ti raccomandiamo inoltre tutte quelle persone che hanno deposto nei cestini le loro suppliche. Ti prego soprattutto per questa sorella che ha una malformazione al seno, ha il reno poi sotto l'utero, ha 28 anni, è madre di 3 bambini, non può avere più figli e soffre terribilmente. Signore, questa è una parola di conoscenza. Il Signore sta svegliando una bambina che è malata da tanto tempo. Il Signore oggi la sveglia e la via prontissima guarigione, saltellerà fra qualche giorno. Se ti prego, Gesù, tu sai quello che ho. Se vuoi, salvami. Signore, mio figlio ammalato non crede più a Dio, adesso ha un'infezione al piede e non crede più, aiutalo, Signore, a guarire e a camminare. Signore, fa che questo nostro fratello sia raggiunto da te oggi stesso e possa camminare. Signore, ti prego per la liberazione di Pippo e di Girella. Per mia madre ti prego per il suo ginocchio. Fra pochi giorni camminerà bene, il ginocchio si aggiusterà. Signore, ti voglio pregare per la mia famiglia divisa e dispersa. Ti voglio pregare per la nostra unità e per la nostra salvezza. Quante famiglie si trovano in questa situazione? Il Signore vuole l'unione delle famiglie, è il diavolo che vuole la divisione, è il diavolo, egli vuole distruggere la persona e le famiglie. Signore, io ti chiedo con tutto il cuore di mettere pace nel cuore di mio figlio e di guarirlo.
Ti prego, Signore, di mettere Tu la Tua mano. Signore, guarisci questa situazione e perdona tutti quelli che hanno ingarbugliato questa situazione. Un ringraziamento, Signore Gesù, ti ringrazio per aver aiutato Salvo a definire il processo giudiziario che durava ormai da 7 anni. Grazie. Grazie, Signore Gesù. Adesso vediamo se c'è qualche testimonianza breve, poi continuiamo. Maria Grazia di Gela, di anni 32, aveva subito 22 operazioni all'età di 18 fino a settembre, mese in cui vi è stato l'ultimo ritiro pastorale di Pergusa. Dopo essersi confessata e si è affidata al sacerdote che era là, è guarita da una bruttissima cisti che era nelle ghiandole. Dio le ha evitato la ventitreesima operazione. Inoltre non poteva avere più figli ed è in attesa di un secondo bambino. Grazie, Signore Gesù. C'è una guarigione di un emorroista, cioè non è soltanto una donna, sono 4 donne che oggi il Signore tocca, hanno flussi di sangue, una in maniera particolare da tanto tempo e non sa come fare, 3 da 7-8 giorni hanno questo flusso di sangue che è diverso dalle regole comuni. Il Signore tocca e guarisce tutte e 4.